Allora, con l'associazione database vi proponiamo qualche cosa che sappia rimettere in circolo delle idee. E la domanda che porremo il 6 di aprile alle 4:30 qua a database è: che rapporto c'è tra il baccalà e il marmo? Siamo convinti di aver mangiato sempre e soltanto i prodotti del nostro specifico territorio? Oppure la nostra cultura alimentare è così varia, così ampia e in forte relazione con la storia del marmo? E questo è un tema. E secondo tema, il matriarcato carrarese. Il 7 luglio è il punto di arrivo di una storia che non può essere immaginata soltanto in quel preciso momento storico, ma è frutto anche di un ruolo importante e significativo che la donna ha qua a Carrara. Allora, la domanda è: esiste un matriarcato carrarese? Esiste un modello sociale che caratterizza la vita e la civiltà di questo territorio? E questo è un altro tema che affronteremo. Poi, i lavoratori del marmo, chi sono? Hanno un volto? Sono soltanto dei numeri? Siamo riusciti in archivio a trovare una cosa estremamente interessante che vi mostreremo durante la conferenza relativa a questo tema, che sono le loro firme durante uno sciopero e una specie di referendum in tutte le segherie chiave di Carrara. Per cui possiamo dare un volto a queste persone e non lasciarle nell'ombra di una fotografia sbiadita. E da ultimo, la nostra marineria ha significato qualche cosa di più che non un'attività semplicemente commerciale? È riuscita a portare idee nuove in un territorio che si è sempre caratterizzato per questa sua capacità di innovare, per questa sua capacità di sperimentare, di confrontarsi con altre realtà? Allora la domanda che chiude queste quattro nostre iniziative, che cos'è? È una domanda di estrema semplicità, ma Carrara è quello che adesso potrebbe essere di più? Se è stata sempre una città aperta al mondo, è il momento in cui il mondo venga e noi si ricominci a domandarci da che parte è il mondo.